1973. Da bambino sviluppa una particolare attitudine al disegno. Famose sono le sue incisioni sul banco di classe elementare. I primi ad accorgersi delle sue tele sono gli operatori della nettezza urbana. La sua arte viene subito definita arte differenziata. A 25 anni, il Caparezza si sposta a Parigi ed entra in contatto con le avanguardie, che lo arrestano immediatamente. Ormai trentenne, Caparezza diventa sempre più astratto ed utilizza sempre meno colore. L'artista spiega il motivo di questa scelta con le seguenti parole. Non avevo più soldi per la tempera. Nel frattempo, una nuova corrente artistica sconvolge il mondo dell'arte, il talentismo. Col talentismo, gli artisti ricevono la possibilità di esporre in base alle telefonate da casa. Inizia un periodo buio per Caparezza. Un periodo senza corrente artistica. Un periodo che lo accompagna fino alle sue ultime ore di vita. Oggi vogliamo celebrarlo con una mostra commemorativa in suo onore. Signori e signore, benvenuti a Museica.